Delle condizioni di pericolosità della strada provinciale 55 che collega il centro urbano di Alcamo con Alcamo Marina e con l'autostrada A29 dalla contrada San Gaetano alla contrada Canalotto, quindi tratto di strada sempre più trafficato adesso che si apre il periodo più caldo dell'anno, quindi la stagione estiva, più volte è stato trattato qui su Alcamondo Blog. Quello che oggi vi voglio mostrare, al di là delle emergenze manutentive che riguardano non soltanto la necessità di riparare tratti di carreggiata e illuminazione pubblica, quello che vi sto facendo vedere è ciò che troviamo nel punto in cui questa strada provinciale si interseca con la strada che collega con la rotatoria che congiunge appunto con la ex strada statale 113 diventata di pertinenza comunale. Come potete ben vedere, qualche mese fa qui evidentemente si è verificato un incidente di cui però non abbiamo dettagli a beneficio di una precisa cronaca di ciò che è accaduto. Quello che comunque vediamo è l'effetto di questo incidente su questa segnaletica verticale. È chiaro che qui si tratta di una segnaletica che è stata danneggiata, che quindi è piuttosto fuorviante, perché se vediamo attentamente, questo è il tratto della strada provinciale direzione Alcamo. Qui vediamo il tratto, qui vediamo il tratto direzione Alcamo Marina, mentre qui notiamo chiaramente questa segnaletica semidistrutta. È evidente che l'autostrada si trova da quella parte, che Partinico deve essere raggiunta imboccando appunto questa bretella di collegamento con la rotatoria. Alcamo Marina è indicata in una maniera che, se adesso ci spostiamo osservando da questa prospettiva, è effettivamente errata proprio per effetto di ciò che è accaduto, e di conseguenza possiamo vedere appunto come questa segnaletica debba essere aggiustata, perché è danneggiata e, ripeto, piuttosto fuorviante. E tra l'altro possiamo notare un'altra cosa importante, che è la posizione in cui è stato spostato questo segnale di stop. Vedete qui che è orientato, visibile da chi proviene da Alcamo e si dirige verso nord, cioè verso l'autostrada e verso Alcamo Marina. È evidente, o comunque risaputo, che non è questa l'originaria collocazione, l'originario posizionamento di questa segnaletica verticale, che deve essere quindi sistemata con urgenza,